Ciao a tutti amici, bentornati. Faccio questo piccolo video per, tanto che me l'avete chiesto in molti, nei gruppi e varie cose, come si utilizza una scopetta del genere per andare a pulire la piscina. La piscina è qua nel mio giardino, come avete già intravisto in qualche reel, questo è un piccolo giardino con barbecue e tutto il resto, cosa che prima. E come avete visto era una cosa oscena, perché era una cosa fatta così, quindi sono andato a rifarmi appunto tutta la cancellata nuova. Ho fatto il pavimento per appoggiare il tavolino è blu, sì, non sta tanto bene, però alla fine delle finite il tavolino ce l'avevo, è bello, è robusto e tengo questo. Là così poi finirò di mettere qualche piantina. Finirò, ecco, anche questo qua, il pollaio, viene chiamato pollaio, viene chiamato a me. È un ripostiglio appunto dove ho messo un tavolino, accessori e cose varie, anche un frigorifero per quando si è qua al fresco, si vuole bere qualcosa di fresco, cioè al caldo e bere qualcosa di fresco. La tenda, ho fatto un sistema scorrevole con due cavi d'acciaio, c'è un cavo lì e un cavo di lì, quindi io la tenda quando non mi serve me la porto tutta indietro e la vado a posizionare qua in fondo, senza avere la prima tenda che avevo, che copriva un po' tutto questo lato qua, copriva, però dovevo togliere tutte le volte che c'era vento. Invece con questo sistema qua è molto semplice, perché io sgancio le corde da là in fondo, sono legate a stile marinaio, e sgancio, tiro tutta la tenda da questo lato e basta. Poi è coperta, è riparata dal vento e tutto, perché è tutto chiuso con l'angolino qua con del policarbonato. E niente ragazzi, allora adesso vi faccio vedere appunto come impostare il tubo è come fare per pulire la piscinetta. Allora, questa, se c'è un po' di sole, comunque c'è dentro un po' di fondo. Ecco, come potete vedere, lì c'è l'aspirazione con il filtro e qui c'è la mandata. Allora, prende il tubo, si deve fare riempire tutto completamente. Pompa accesa per fare riempire prima il tubo qui dove c'è la mandata. Io mi appoggio con la bocchetta, praticamente manda tutta l'acqua e vedete che il tubo comincia ad abbassarsi perché si riempie. Ok, adesso prendo la scopetta . La metto a bagno, ci collego un'estremità, poi riprendo il tubo, lo rimetto qua nella mandata, vedete che soffio indietro, ma almeno si riempie tutto. Adesso stacco. E
collego questo in aspirazione. Gli do un attimo che si toglie l'aria. Ok, se dalla mandata esce fuori l'acqua perché si sente, non le bolle d'aria, vuol dire che sta funzionando. Infatti vediamo se riesco farvelo vedere. Vediamo un punto. Vi basta semplicemente piano piano fare avanti e indietro. Adesso cosa faccio mentre sta andando ancora la pompa? Allora, ho preso un secchio, la sollevo, stacco il tubo, tiro fuori questa e la immergo nel secchio. Stacco subito il tubo da là. Chiamo la prolunga del tubo, questo adesso si gira e si svuota e dentro ha raccolto tutte le foglie e lo sciacquiamo. Qui se c'erano più spazzole era meglio, anche perché si riusciva bene a pulire negli angoli. Qui c'è il filtro, è basta toglierlo. Questo si sciacqua e questo è il filtro con aroma che ha raccolto. Allora, una premessa: la maglia è grossa, cioè questo permette di togliere appunto foglie, insetti che sono sul fondo, un po' di terra, però tutto il resto con questo sistema qua finisce nel filtro. Con questo sistema qua praticamente tutto finisce dentro all'interno del filtro. Volendo, questo è per non bagnarvi. Se invece volete fare le cose fatte bene, vi consiglio di fare quel lavoro qua dentro la piscina, così piano piano. Lo spazzatore, quando si muove, deve andare piano piano e non troppo forte, perché sennò la terra depositata sul fondo si alza e comincia a girare per la piscina, non pulite niente. Quindi piano piano fate dei tratti e andate a pulirla tutta. È valido sì, costa poco sì, è scomodo tanto, perché alla fine delle finite secondo me era l'ideale, era quella di prendere un qualcosa di più semplice. Magari un domani prenderò qualcosa di elettrico per non stare lì a tirare il tubo e cose varie, però sinceramente per 35 euro ne vale la pena. Ecco, poi magari potete anche provare a cambiare questa maglia qua, aggiungere una calza delle donne, un qualcosa, magari si sporca meno il filtro, però
è il menu, perché nel filtro, alla fine delle finite, una volta che li fate fare lavaggio contro lavaggio e risciacquo, scaricate tutto, tutto quello che vi ha trattenuto della terra. Quello che avete visto sul fondo era la terra, era rosso di quanto ha piovuto. Anche ieri sera è dato una sbruffatina d'acqua, ha piovuto ancora rosso. Adesso il tubo è là in piscina e quello lì pian piano io lo vado a tirare fuori, lo faccio asciugare e lo metto via. Qui ho già sciacquato tutto, questo è il filtro che c'è là, che adesso sciacquo anche la calza di questo qua e lo vado a rimettere. Quindi penso di essere stato chiaro. Mezz'oretta neanche, l'ho fatta tutta. Poi penso che comunque da dentro riuscite meglio a fare le cose. Bene ragazzi, allora, piscina pulita come avete visto. Questo mi sa che sarà uno dei più brevi video sul mio canale, ma è giusto che a volte ci sta anche qualcosa di un po' più veloce. E niente, comunque momentaneamente continueremo a usare quella, poi magari guarderemo un discorso di prendere qualcosa di elettrico, in modo che la immergo, pulisco, tiro fuori, la sciacquo e la metto via. Questo sì, facendo così non è scomodo e non è neanche scomodo. Alla fine in mezz'oretta ho fatto tutto, mi basta solamente staccare il tubo, attacchi dentro il tubo e via. L'importante è che all'interno del tubo non ci sia aria. Ragazzi, se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like e condividete il video, salvatelo, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.